Piero, vieni a bere a Perdas. Siamo qui amici per invitare Piero Pelù a trasferirsi in Sardegna, in particolare a Perdas de Fogu, e consentirgli così di vivere qualche anno in più rispetto a quelli che naturalmente vivrà. Piero, vieni a mangiare a Perdas, vieni. Perché come sapete nei giorni scorsi, nel corso del suo concerto a Cagliari, ha paragonato la zona di Perdas de Fogu e del poligono a Hiroshima e a Chernobyl, due situazioni di morte. Siamo qua con il generale Manca, il primo comandante sardo della Brigata Sassari, che invece ci racconta una realtà di quei territori che è completamente diversa. Perché Nicolò, quali sono invece i dati che abbiamo su quei territori? Vorrei raccontare a Piero Pelù un curioso aneddoto. Anni fa si presentò a Perdas de Fogu un gruppo di persone, si presentò alla famiglia Melis e, parlando in inglese, naturalmente ci fu bisogno dell'interprete, disse a nove fratelli Melis: voi siete titolari del Guinness mondiale della longevità. Perché dalla piccola sorella Mafalda, era la piccola di famiglia, 79 anni, alla sorella maggiore Consolata, chiamata in casa Consola, totalizzavano in tutto circa 900 anni, Guinness mondiale della longevità. Tempo dopo si presentò sempre a Perdas de Fogu un altro gruppo, l'ICC, il Comitato Internazionale dei Centenari. Finì a Perdas de Fogu perché questo gruppo, composto da 50 studiosi di tutto il mondo, voleva capire perché in due posti del pianeta si campasse così a lungo. Uno di questi posti era Okinawa in Giappone e l'altro posto era Perdas de Fogu. A rincarare la dose, due ricercatori dell'Università di Cagliari, Luca Gaviano e Donatella Petretto, si chiesero: ma vediamo anche all'altro poligono, quello di Teulada, cosa succede. Si recarono a Teulada e scoprirono delle cose molto interessanti, che troverà interessanti anche Piero Pelù. Su 3.600 abitanti di Teulada scoprirono che c'erano 5 centenari, vabbè, questo può succedere nelle migliori famiglie, ma quello che era singolare è che c'erano anche 330 ultra ottantenni e 953 ultra 65enni, ma tutti questi avevano una strana, questi anziani avevano una strana caratteristica, che erano in condizioni fisiche e psichiche assolutamente eccezionali. Questo fa di Teulada una delle blue zone del mondo, cioè nei posti dove si campa più a lungo e meglio. Vieni a mangiare con noi, vieni. Ecco, quindi Nicolò, tu ci stai descrivendo una realtà che è completamente diversa da quella che certa stampa e certa informazione ci vuol far passare, e nel quale forse erroneamente è cascato anche Piero Pelù, e ci sta invece dicendo che è una situazione completamente diversa, mentre si cerca sempre di demonizzare i poligoni. Ci sono state una serie di inchieste, ma a che punto siamo? Ma se possiamo tornare indietro nel tempo, vediamo che già il 25 di febbraio del 2011 la Procura di Cagliari chiuse due inchieste che aveva aperto a proposito dei poligoni. La conclusione di queste inchieste fu: nessun segno di uranio impoverito né di radiazioni nei poligoni sardi. Piero, vieni a mangiare a Perdas. Poco tempo dopo, anzi no, meglio, 5 anni dopo, perché siamo l'1 di aprile del 2015, l'ARPAS, che è l'Agenzia Regionale dell'Ambiente, presentò i dati raccolti a seguito di una sua indagine sui poligoni sardi all'Assemblea regionale. Bene, i dati dicevano che non c'era nessun inquinamento nei poligoni e l'Assemblea regionale approvò all'unanimità, attenzione, all'unanimità, il risultato di questa indagine. Vieni a Perdas. Questo uranio impoverito è una sostanza che emette radiazioni 3 milioni di volte, ripeto, 3 milioni di volte meno dell'RA-226, che è quella sostanza che abbiamo nei nostri orologi per rendere fosforescenti le lancette anche nel buio. Farei anche quest'altra osservazione, altri due dati sono importanti che riguardano in particolare Perdas. Il primo è che la durata media della vita a Perdas è 2 anni sopra la media nazionale. Il secondo è che l'incidenza di morti per tumore è inferiore alla media nazionale e alla media sarda. Piero, vieni a mangiare con noi. Per questo motivo noi rinnoviamo l'appello a Piero Pelù a trasferirsi in Sardegna, a venire a mangiare a Perdas. Il primo pranzo glielo offriamo noi, poi lui potrà stare e vivere lì a Perdas insieme a tutti gli altri centenari e magari entrare anche lui nel Guinness dei primati come la famiglia Melis.